Buonasera, edizione straordinaria di World News 24 per ricapitolare una giornata che è stata davvero incredibile e drammatica per la città di Foggia. Nella mattinata di oggi è stato arrestato il sindaco, poi posto ai domiciliari del capoluogo d'Auno, Franco Landelle, insieme ad un imprenditore e quattro consiglieri comunali. L'ipotesi è quella di concussione. Un reato molto grave. Il sindaco del capoluogo Dauno era coinvolto in una inchiesta giudiziaria. I dettagli di quello che è avvenuto ce li racconta dalla redazione del TG Blu, Luca Vernice. Impegno, perché in queste indagini ci hanno creduto. Sono due le indagini della Procura di Foggia, della squadra mobile della Digos e del Servizio Centrale Operativo che hanno emesso una misura cautelare agli arresti domiciliari per il sindaco dimissionario Franco Landella, per i consiglieri comunali Antonio Capotosto e Dario Iacovangelo e per un imprenditore Paolo Tonti, accusati a vario titolo di corruzione. Nell'inchiesta è coinvolta anche la moglie di Landella, Daniela Di Donna, che ha ottenuto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio. Al centro di questa ipotesi accusatoria è il pagamento di una tangente di almeno 32.000 euro affinché la società di Tonti avesse il rinnovo di una proroga urbanistica. In questo filone è coinvolto anche Leonardo Iaccarino, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Foggia, già arrestato il 30 aprile scorso con le accuse di corruzione, tentata induzione in debito e peculato. Con Iaccarino, andato in carcere e poi domiciliari, aveva ottenuto i domiciliari, lo ricordiamo, anche Antonio Capotosto. Ad accusare ora il sindaco Landella, Iaccarino, Capotosto e Iacovangelo, le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Iaccarino, ma anche alcuni colloqui che lo stesso Iaccarino avrebbe avuto con altri esponenti politici locali, non sapendo di essere ascoltato. Altre intercettazioni tra Iaccarino, Capotosto e Iacovangelo. Inoltre, poi ci sarebbe un incontro, monitorato dagli investigatori, tra il sindaco e il Tonti il 15 agosto del 2020, nel giorno in cui divenne esecutiva la delibera di proroga a cui era interessato l'imprenditore. Monitorato anche un altro incontro nel corso del quale sarebbe stata distribuita la tangente. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la tangente sarebbe stata presa interamente dal sindaco Landella e poi distribuita in due tranche ad alcuni consiglieri comunali. Nell'inchiesta, lo ricordiamo, sono coinvolte anche altre persone, oltre a quelle destinatarie dell'ordinanza. Il sindaco dimissionario è inoltre accusato anche di tentata concussione per aver chiesto il pagamento di una tangente di 500.000 euro, poi scesa a 300.000 euro, ad un imprenditore che era interessato a subentrare nel project financing dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nella città di Foggia, un appalto da 53 milioni di euro. Le fonti di prova, spiegato il procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro, sono tante. Le dichiarazioni della persona offesa, la registrazione di un colloquio con il sindaco in cui quest'ultimo fa capire con espressioni colorite che può mandare tutto all'aria. Ci sarebbe anche un colloquio registrato tra l'imprenditore Iaccarino, acquisito nella prima inchiesta in cui è stato coinvolto l'ex presidente del Consiglio. Ci sono infine le dichiarazioni rese dallo stesso Iaccarino. Questa dunque è quello che è successo nella conferenza stampa che è stata tenuta dal procuratore capo di Foggia Vaccara, presente anche il neoquestore del capoluogo Dauno Sirna. Tra l'altro questa è stata un'inchiesta che è stata coordinata dall'ex prefetto di Foggia Grassi, che verrà trasferito ad altra sede. Dunque avete sentito quello che è successo, ma 24 ore prima invece il sindaco Landella, prima che arrivasse l'arresto di questa mattina, era pronto a tornare di nuovo al comune. Paolo Ruotolo, TG Blu. Non escludo il ritorno, cantava Franco Califano. Franco Landella per la verità lo aveva fatto, uscendo dal lungo colloquio con i magistrati della Procura della Repubblica. Evidentemente però qualcosa deve avergli fatto cambiare idea. Nella riunione con i suoi assessori per discutere dell'urgente approvazione di 6 progetti di rigenerazione urbana, il sindaco avrebbe avanzato la sua idea, ritirare le dimissioni imitando quanto già fatto dall'ex sindaco Orazio Ciliberti, smettendo cioè di frequentare il comune, non prendendo parte alle riunioni di giunta e a quelle del consiglio e lasciando il timone nelle mani del suo vice sindaco Antonio Nembrotte. Per la verità pare che Landella abbia parlato di un'autosospensione dalle funzioni sindacali, istituto che tuttavia non ha alcun riscontro di carattere normativo. La strategia consegnata alla sua giunta punta probabilmente a coniugare due obiettivi: da un lato evitare il commissariamento di Palazzo di Città, con la conseguente paralisi dell'attività amministrativa, e dall'altro chiudere la finestra elettorale di ottobre, in cui il comune rientrerebbe a pieno titolo con la conferma delle sue dimissioni il 24 maggio,
e l'eventuale richiesta di una proroga di 3 mesi da parte della Commissione di accesso agli atti. La prima partita riguarda i progetti in campo, i programmi avviati e la loro gestione, nonostante l'indagine per corruzione che ha coinvolto Landella e sua moglie. La seconda, tutta politica, punta a scongiurare la prospettiva di un'uscita di scena dal campo del centrodestra, che in caso di un voto ad ottobre sarebbe ovviamente pronto a riorganizzarsi senza di lui. Una mossa sorpresa che contraddice radicalmente le dichiarazioni rilasciate solo poche ore fa e che difficilmente i partiti accoglierebbero con favore. E va anche ricordato che nel primo pomeriggio il prefetto di Foggia Grassi aveva sospeso dalla carica sia il sindaco arrestato e poi mandato ai domiciliari Landella che anche i 3 consiglieri comunali coinvolti. Non si è fatta attendere la reazione della politica, in modo particolare la Lega, dove era passato Landella, il quale ha fatto sapere in una nota inviata agli organi di informazione che proseguirà il suo lavoro, mentre orrore e disgusto sono stati espressi sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle, che ha parlato di pagina brutta della storia della politica. A questo punto si dovrebbe andare ad una condizione di commissariamento per il capoluogo Dauno fino ad arrivare alle amministrative in programma ad ottobre. Bene, per questa edizione straordinaria del telegiornale è tutto, ma rimanete con noi perché tra poco parte la nostra edizione delle 19. Grazie per essere stati con noi e a tra poco. Una buona serata, bentrovati al telegiornale delle 19 di World News 24. Continuano a decrescere i casi a livello nazionale della emergenza sanitaria e continua a diminuire anche l'RT, l'indice di contagio del coronavirus, sceso questa volta a 0, praticamente 78 rispetto a 0,86 della scorsa settimana. Nessuna regione o provincia autonoma ha superato la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Va anche ricordato che il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Bruno Sabbero, prevede che si vada verso una situazione endemica del virus. Il tema dei richiami è all'attenzione ed è una ipotesi allo studio. Si sta valutando, dice Bruno Sabbero, la durata della copertura immunitaria e stiamo inoltre monitorando le varianti del virus. Ma facciamo il punto della situazione per quanto concerne l'emergenza sanitaria in Puglia. Continuano a scendere i casi di coronavirus in Puglia. Nel bollettino regionale del venerdì sono 365 quelli accertati. 92 nel Varese, 73 nel Salento, 56 nel Foggiano, 65 nel Quindisino, 40 nel Tarantino e 38 nella Bata, per un totale di casi a livello regionale di 248.085. Intanto la nostra regione ha superato la soglia dei 2 milioni di immunizzati, dunque procede spedita la campagna vaccinale. Secondo l'assessore regionale alla sanità Lopalco, non solo abbiamo vaccinato tanto, ma abbiamo anche vaccinato bene, in una giornata con una quota significativa. Tra l'altro la campagna di vaccinazione sta proteggendo in un modo generalizzato le fasce di popolazione più esposte al rischio e alle conseguenze del disagio e si sta gradualmente allargando alle generazioni più giovani.
Giunge al termine il percorso avviato dall'amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia e dall'assessorato alle politiche sociali per la giornata internazionale dei diritti delle donne, che ha visto l'inaugurazione di una banchina letteraria lo scorso 8 marzo e poi l'avvio della sottoscrizione di un protocollo operativo della rete antiviolenza con i comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia. Tra l'altro ci sarà un percorso che ha messo in evidenza anche un concorso dal titolo Le parole della parità, che ha coinvolto le studentesse e gli studenti degli istituti scolastici di primo e secondo grado del territorio comunale di San Ferdinando di Puglia. La conferenza stampa avrà luogo il prossimo 26 maggio e vedrà tra l'altro non soltanto la presenza degli osservatori dell'osservatorio Giulia e Rossella, centro antiviolenza ONLUS, ma anche il sindaco Puttini, la vice sindaca e assessoressa alle pari opportunità Arianna Camporeale e anche Tina Arguese, presidente dell'osservatorio del centro antiviolenza Giulia e Rossella. Un attimo, parliamo anche della situazione legata all'estero, perché come sapete dall'una di questa notte è scattata la tregua per quanto riguarda le operazioni militari tra Israele ed Hamas. Una condizione certamente non semplice, ma che evidentemente è servita dopo 11 giorni di battaglia in cui si hanno perso la vita molti civili ed anche molti bambini. Come sapete, su questa c'era stata forte pressione da parte degli Stati Uniti ed anche della Unione Europea, che aveva mandato un inviato proprio per cercare di disinnescare la situazione. Ed eccoci alla pagina sportiva, la pallavolo domani, recupero della seconda giornata del girone di ritorno per la pallavolo Cerignola, importante sfida contro la Star Volley Bisceglie per cercare di recuperare anche dopo i vantaggi dell'andata. Era lo scorso 27 febbraio quando non andò in scena la sfida tra Star Volley Bisceglie e Pallavolo Cerignola, gara della seconda di andata del campionato di pallavolo Serie C Donne. La formazione Wuxia si ritirò dalla gara dopo che aveva accertato, questa è la loro versione, che non c'erano le necessarie norme di sicurezza per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Invece, da parte biscegliese si sosteneva il contrario. Una prima sentenza arriva dal giudice sportivo il 4 marzo, che dà il 3-0 a tavolino sconfitta per le Fucsia, mentre per quanto concerne la condizione legata alla giustizia ordinaria, la Pallavolo Cerignola decide di fare ricorso al TAR Puglia, che rigetta la tesi della formazione Ovantina, dando ragione a quella bisceglese. Con questi presupposti si torna in campo per la seconda di ritorno del campionato, sperando che le polemiche possano lasciare spazio al campo e al gioco. E dunque, tornando anche su quello che era accaduto all'andata, andiamo a sentire cosa ha detto di ciò Carla Scherza, una delle giocatrici di punta della Pallavolo Cerignola. Ha problemi. Anche contro Star Volley sarà una partita sicuramente molto tesa da un punto di vista di nervi, reduci soprattutto da quello che è successo nella gara di andata che non è stata disputata, ma noi abbiamo soprattutto voglia di riscattarci in campo, che è quello per cui siamo chiamati a fare, giocare in campo, non in giustizia sportiva. Cioè, le norme vanno rispettate, le norme. Soprattutto. Bene, con questo siamo arrivati al termine di questa edizione delle 19 di World News 24. Vi ringraziamo come sempre di averci seguito, ma ringraziamo anche coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci anche nella straordinaria che ci ha preceduto. Consentiteci anche di ringraziare i colleghi del TG Blu, Luca Pernice, Paolo Rotoli e tutta la redazione che ci hanno dato la possibilità di potervi raccontare quello che avete visto poco prima di questa edizione. Prossimo appuntamento con informazione di World News 24, come sempre, domani con Weekend sabato alle 8:30 e poi con Sport Report alle 13. A tutti, un buon fine settimana.